Si vota nella sola giornata di domenica 31 maggio 2015, dalle 7 alle 23 per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio della Regione Liguria. Contestualmente si vota per il rinnovo di 13 amministrazioni comunali. L'elettore dovrà presentarsi al seggio con un documento di identità e la tessera elettorale. Chi non ha la tessera o l'ha smarrita può richiederla all'ufficio elettorale del comune di residenza. Per le elezioni regionali si vota in un unico turno. La scheda è di colore verde. Possono essere espressi due voti, uno per il candidato presidente della giunta a cui è collegato una lista regionale, il cosiddetto listino, l'altro per una delle liste provinciali. Le modalità del voto sono le seguenti. L'elettore può votare per una lista provinciale contrassegnando il corrispondente simbolo riportato sulla scheda, senza esprimere alcuna preferenza. Il voto si intende espresso a favore della lista provinciale e si trasferisce automaticamente al relativo candidato presidente della giunta e alla lista regionale collegata. L'elettore può votare per una lista provinciale contrassegnando il corrispondente simbolo riportato sulla scheda, esprimere una preferenza per un candidato di quella lista e contrassegnare anche il simbolo o il nominativo del candidato presidente della giunta. Il voto si intende espresso a favore della lista provinciale, a favore del candidato presidente e alla lista regionale collegata e a favore del candidato della lista provinciale. L'elettore può votare esprimendo soltanto la preferenza, senza contrassegnare alcun simbolo o lista. Il voto si intende espresso a favore del candidato della lista provinciale prescelto, alla lista provinciale stessa e si intende espresso anche per il candidato presidente della giunta collegato e la relativa lista regionale. L'elettore può votare per il candidato presidente della giunta facendo un segno sul nome dello stesso candidato oppure contrassegnando il simbolo. Il voto si intende espresso per il candidato presidente e la relativa lista regionale, ma non si trasferisce ad alcuna lista provinciale collegata. L'elettore può votare per il candidato presidente della giunta e la relativa lista regionale contrassegnandone il simbolo e anche per una lista provinciale non collegata facendo un segno sul corrispondente contrassegno. È questa la possibilità di esprimere il cosiddetto voto disgiunto. La preferenza, che può essere una sola, si esprime scrivendo il cognome e anche il nome in caso di omonimia del candidato a fianco al simbolo della lista.